Michele, sei morto? Una buona notizia. Ti stavo giusto pensando ed ecco che appari, come uscito dal mondo dei sogni. Sì, hai lo stesso aspetto di quando ti vedevo sotto la pioggia sulla barca per Kronstadt, dove ti aspettava la nave, ti ricordi? Natalia è morta 3 mesi fa. Abbiamo perso Kolia. È affogato in mare. Mia madre con lui e un giovane maestro che gli insegnava a parlare. Nessuno di loro è stato ritrovato e questo ha fatto morire la mia Natalia. Michele, avresti dovuto vedere Kolia parlare, aveva quel suo buffo modo. Incantevole. E capiva tutto quello che dicevi. Avresti giurato che sentiva. Non riesco a sopportarlo. Mi auguro solo che non sia accaduto di notte. Al buio non poteva udire, non poteva leggere le labbra. La vita di Coglia è stata quello che è stata. Dato che i bambini crescono, pensiamo sia compito dei bambini crescere. Ma il compito di un bambino è di essere un bambino. La natura non disprezza chi vive anche solo per un giorno. Riversa tutta se stessa. In ogni momento. Non apprezziamo di meno il giglio perché non dura nel tempo come il quarzo. Il dono della vita è nel suo scorrere. E dopo è troppo tardi.